E salve gamers, io sono Marichelle e oggi siamo tornati in Resident Evil 2. Ok, torniamo dalla nostra Claire, facciamo continua carica. Ok, ci eravamo lasciati qui. Prevedo tanti tanti zombie, ragazzi. E dobbiamo andare qui e usare il coltello che ci ha dato il tipo che è lì mezzo morto, dove è finito. Che tra l'altro mi inquieta tantissimo perché è grigio. Non si trasformi, eh? Si sa mai. E non lo so, prevedo zombie, ragazzi. Che grandi previsioni che faccio. Prevedo zombie. Oppala là. Che dite voi? Tanti zombie? Intanto controlliamo tutte le statue. Tutto quanto. Piantina, subito. Allora, abbiamo spazio. Non posso combinare. Oh sì, combina. Miscela di piante. Ok. E qui non c'è niente. Qui le basi della sopravvivenza. Ah sì, perché ho combinato. Questo lo combiniamo. Ok, abbiamo altri. No, qui non c'è nulla. L'ansietta ci accompagnerà. Qui c'è però, c'è sangue, quindi la cosa non ci piace. E ovviamente c'è buio adesso. È certo. La luce non ci accompagna poi così spesso. Io vado piano, ragazzi, perché a parte che ho un po' l'ansia. Ecco, questo si alza sicuro, sicuro. Si alza. Salve. Ah, carino direi. Chi va là? Oh mamma mia. Noi abbiamo trovato qualcosa per le finestre. Ecco, tipo qui. Lo mettiamo? Allora, dov'era? Eccolo qua. Vale la pena? Proviamo, dai, usa. Secondo me sì. Barricata, va. Barrichiamo quel che possiamo. Ok, vi divertirete tantissimo, io me lo sento. Oh, questo è un altro simbolo. Devo ricordarmi i simbolini e spero di trovare presto le chiavi. Devo anche ricordarmi che ho poche munizioni, quindi di scappare tutte le volte che posso. Lì la vedo. Ecco, qui potevo usare la barricata. Mannaggia, più ancora che là. E qui non ho niente. Mannaggia, speriamo di trovare altro. Mi sono fatta prendere dall'ansia del momento. Ma non c'è niente di sicuro qui, eh? No, 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 via, 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 via. Tra l'altro posso anche correre. Ora che ci penso. Andiamo qui. Qui non entrano, vero? Spero di no. Ok, perché ho già sentito che sono entrati. Ok, qui c'è qualcosa. Noi leggiamo, rapporto 25 settembre. Stiamo convertendo la centrale in un rifugio temporaneo a causa delle violenze in città. È stato ordinato a tutto il personale di dare priorità assoluta alla sicurezza dei cittadini, mentre cerchiamo di accogliere quanti più civili possibili. 25 settembre, nel cuore della notte, siamo stati attaccati da uno dei rifugiati. Ha ucciso un agente e ferito altri tre. Il soggetto è stato subito bloccato. Crediamo si sia trattato di un grave episodio di crisi di nervi dovuto al forte stress. Dubito. Un'orda ha assaltato la centrale il giorno dopo, provocando numerose vittime. Alcuni di noi sono riusciti a rifugiarsi oltre le serrande di emergenza, ma siamo circondati e sarà difficile fuggire. Non so se riusciremo a riparare gli strumenti di comunicazione, però siamo isolati dal mondo. 27 settembre, intorno alle ore 13, si è verificato un altro violento scontro nell'area ovest della centrale. 12 persone sono morte e rimaste solo in un piccolo gruppo di sopravvissuti. E rimane solo un piccolo gruppo di sopravvissuti. La situazione sta precipitando. Scusate se leggo velocemente, ma ne avremo tanti documenti a leggere, quindi meglio che legga un po' rapidamente. Ok. Altro? Allora, qui. Mappa della centrale polizia. Ok, stanza, ci servirà. Briefing, archivio.
Così ci orientiamo per le porte. Perfetto. Porta di picche, camera oscura, armadietti. E qui scatola dei fusibili. No, aspettate, forse era. Sì, mi ricordo. Abbiamo tanta roba qui. Ok. Oddio, possiamo passare di qua. Aspettate, aspettate. Oh, vai, sali. Ok. Oh, mamma mia. Qui c'è qualcosa? Sì, benissimo. Munizioni. E un tizio morto, va bene. Non so se questo lo potrei accoltellare da dietro, ma mi devo ricordare che non sono in Assassin's Creed, quindi magari limitiamoci a sparargli la testa. Ups. Ups, deve ricaricare. Non ci avevo pensato. Oppala. Oppalala. Altri? No, eh? Avete tutti paura? Vediamo se... Scusate, stanza... Ecco qua. Armadietti. Ci siamo, qui. Stanza degli armadietti è qui. Ok. Qui c'è una combination. 102. Ah, aspettate. Se io tipo scricco... Faccio una prova, eh? Mancano tipo due tasti. E c'è un po' di cosine interessanti qua. 106. Qui cosa potrei fare? Non abbiamo nessuna carta. Quest'area è interessante. 208. Questo cos'è? Esplosivi, cose. 203. E qui sta arrivando qualcuno, eh. Un documento. No, terminale armadietti. Sembra che al tastierino del terminale degli armadietti manchino dei tasti, appunto. Invito il responsabile a trovare dei tasti di ricambio e sistemarli al più presto possibile. Sai a chi mi riferisco? Ok, quindi devo trovare i tasti ricambio. No, non entri, eh? Lei, stia lì. E il problema, lo sapevo che entrava invece. Ok. Brutto Oh, mamma mia. stronzo. Oh, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Vai col coltello. Vai col coltello. Ecco, ridammi il coltello adesso, per piacere. E voglio il mio coltello. Grazie, lo mettiamo qua. Adesso. Camera oscura. Ufficio. Andiamo nell'ufficio. Se riusciamo. Magari troviamo qualcosa qua. Ovviamente a parte i nemici. Polvere da sparo. La metterei qui. Usare la polvere da sparo. Vediamo un attimo. Munizione per pistola. Dovremmo farci le munizioni per pistola. Intanto qui un po' di munizioni ci sono, per fortuna. Magari di qui, tipo. No. Porta chiusa. Porta chiusa. E allora andiamo di qua. Che è tanto bello. Allora, sì, stiamo andando verso la camera oscura. Sono sempre bei posti. E voglio vedere piantine. Grazie. E anche assi. Perfetto. Qui? Dov'è? Ah sì, ok, ci siamo. Siamo nella camera oscura. Perfetto. Benefici medici delle piante, ok. Allora, qui forse posso accendere la luce, però un attimo. Il cartello recita: i negativi contengono prove, non lasciateli incustoditi. Ok, questo è interessante. Un'altra piantina, pianta rossa. Non ho spazio, però forse la posso combinare. Miscela di piante. Ottimo. E qui cosa c'è? Proviamo a uscire. Qui ci sono delle scale.
L'ansia però. Qua 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 qua. Andiamo su. Ed eccole lì. Questo ha qualcosa addosso? Me magna? Benissimo. Combina. Perfetto. Perfetto. Tanto non è inquietante questo posto, no? Oh mamma mia. Questo è il bagno. Sal. Wow. Wow. Che colpo. Madò, è pieno di enigmi, ragazzi. Pieno. Qui io non ho niente. Bello che ancora non ho niente. Non so se usa di adatto nulla di nulla. Ah, no, ok, scusate. Ho fatto una prova. Una prova. Allora, qui. Cassetta di sicurezza portatile. No, non ditemi che non ho spazio. Non so se trovo qualcosa da qualche parte, appunto, per poter aprire. Vediamo. Qui intanto una chiave. Ottimo. No, la chiave ci serve troppo. Come facciamo adesso? Mi tocca sprecare tipo lo spray. Wow. No, al posto di questa. Questa la scarto. Aspettate. Non è che c'è qualcosa in cui metterla, tipo una... Dove l'abbiamo usata quella chiave lì? Cos'era? Oh, avete visto? Oddio. Oddio, oddio, oddio. Aspettate, allora. Aspettate, ragazzi. Un po' l'ansietta qui. Allora, qui c'è un mostro strano. Quindi, questa chiave non ci serve più? Sì, questa secondo me non ci serve più. Quindi la scarterei. Io ci spero che non serva più. Ok, adesso possiamo aprire delle porte con questa, ragazzi. E non mi fa vedere tutto, però. La porta di tipo non questa qui. Ma tipo questa qui. Porta di picche. Sì, che era nell'area principale, appunto, tornando indietro. Tanto io direi, continuiamo qui. Che mi sa che troviamo un bel mostrone. Un bel mostrone, ci sta, perché no? Comunque le parti magari un po' in cui mi dilungo io ve le taglio, ragazzi, insomma, perché sono parti abbastanza così di esplorazione. Sono belle, però... Purtroppo non posso prendere nient'altro. Non mi ci sta nient'altro. Polvere da sparo la potrei combinare. Però in questo momento non ho veramente spazio. Anche le assi in questo momento no. Se avete suggerimenti, ovviamente voi scriveteli, ragazzi. Qui torniamo. Oh, interessante questo. Aspettate. Intanto continuiamo a esplorare qui. Quanta roba. Qui cosa c'è? Borsello. Ah, questo potrebbe essere veramente interessante. Sì. Ci aggiunge spazio. Bellissimo. Notte di uno sconosciuto. Ok. Di qui non c'è niente. Oh sì, c'è qualcosa. A tutti i sopravvissuti, consideratelo come un regalo. Se avete la sfortuna di essere ancora vivi, fate attenzione a quegli orrendi cosi che sembrano essere stati scoiati vivi. Li abbiamo soprannominati Licker. Sono ciechi come le talpe, ma sembra che abbiano un udito incredibile. Se non vi mettete a correre come degli idioti sparando la cieca, dovreste riuscire ad evitarli, forse. Ad ogni modo, muovetevi come se foste mia nonna in carriola e camminate il più lentamente possibile, chiaro? Ora non posso più stare qui a perdere tempo, il dovere mi chiama e ho un amico da vendicare. Ok, mi sa che abbiamo visto allora passare un Licker, non vorrei dire, ma penso proprio di sì e penso che lo incontreremo presto. Penso proprio di sì. Spero che di non aver sbagliato niente fino ad adesso. Claire, sono Marvin. Puoi venire subito qui. Che succede? Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Ok, sto arrivando. Ok. Andiamo da Mark. Però credo che non sarà facilissimo. E penso che sarà pieno di zombie. Sento dei rumori strani. Aspettate, andiamo. Non ci credo mai.
E si può scappare al limite? No, mi sa che voglio ucciderli forse, ragazzi. Forse no. No, 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 no! Cavolo! No, 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 non morire, non morire, non morire! Ok. Ok. Ci siamo. Ok. Perfetto. E qui c'è qualcosa. Libro rosso. Mi sa che è importante. Non vorrei dire. Scusate, posso esaminarlo? Esamina. Un oggetto in plastica a forma di libro. Sembra che un tempo fosse sorretto da una mano. Potrebbe servire. Non so a cosa, ma potrebbe servire. Qui. Aspettate, qui c'è qualcosa. Polvere da sparo, possiamo... No, sbaglio. Combinarla con questa. Qui non si può andare. Qui c'è qualcosina. Mappa piani superiori. Ok, molto bene. Lavanderia, armeria. Ci interessa parecchio. Magari potrei risolvere questo. Allora, questo è il cavallo. E dobbiamo controllare il taccuino del tipo. Taccuino della gente, eccolo qua. Allora, pesci. Ok, pesci, scorpione. E non riesco a capire cos'è l'ultima immagine. Ma comunque, allora, pesci, scorpione. E questo sembrava. Ok, un cavallo. Oh no, un unicorno. Non di cavallo. Ah, oh, caspiterina. No, posso scartare questo qua. Aspettate. Scarto assolutamente questo alla fine. Eh sì, per forza. Aspettate, scarta, sì. È utile, ma questo è proprio fondamentale. Sono le basi del gioco, tipo. No, ti prego, apriti. Ok, adesso volevo tornare dal tipo, che c'era anche la statua, tra l'altro. Oh, qui c'è qualcosa di interessante, aspettate un attimo. Perché, posso entrare, aspettate, usa. Ottimo. Ottimo. Sì, benissimo, sono tornata qui. E tra l'altro, questa chiave mi serve anche per un'altra porta. Allora, andiamo, andiamo, andiamo. Perfetto, ragazzi. L'unico dubbio appunto che mi viene era per quegli armadietti. E sì, l'altra porta era là, però siccome ci ha chiamato Mark, vediamo cosa voleva, era lui, no? Aspettate, sì. Eccoti! Vieni qui! Cosa c'è? Da un'occhiata. Oh mio Dio, ce l'ha fatta! Lo conosci? Sì, è Leon. Kennedy, mi pare. Ah, la recluta. Mi sembrava familiare. Puoi raggiungere quel cortile. Dal piano di sopra, all'est. Ok. Grazie, Marvin. Vado. Sì, ho già capito dove andare, però... Prima, noi facciamo una cosa importantissima. Ecco qua. Allora, questa. Usa. Che bravi, eh? Zracchete. Ha proprio l'aria della brava ragazza. Noi andiamo, belli spediti. Ah, meglio che salvo però, ragazzi. Allora, qui avevamo già preso tutto, però c'era una cassaforte che, di cui appunto non sappiamo la combinazione. Tra l'altro abbiamo questo aggeggio e sì, non so come usarlo. Comunque, va bene. Penso che bisogna tornare alle cassette di sicurezza, ma vedremo. Allora, usa. Le chiavi è meglio tenerle. Parte andiamo. Ah, di lì?
Beh, ma andiamo anche di qua, dai. Su, via. Su, via. Allora, qui non ci sta, vero? Ci sta, sì, ci sta. Noi prendiamolo. E sì, passiamo di qui. Qui, vero? Sì, è vero che si apre? Non si apre? Non si apre? Non abbiamo... sapete cosa serviva? Il coso che abbiamo trovato giù. Ma non lo prendeva, in realtà. Mannaggia. E se ci torniamo a prenderlo, magari funziona. Non lo so, non lo so. Rivista. Ve lo lascio leggere. Ok. Così mettete pausa. Tessera. Ah, sì, ci serviva una tessera. Allora, aspettate. Dovremmo tornare indietro. Qua scartiamo, per forza. Mannaggia. Purtroppo, sì. Lo spazio è quello che è. Questo? Braccio. Ma caspita, ma datemi... Oh. Ok, vediamo se qui entra la carta che abbiamo trovato, questa tessera. Usa. Sì. Ok, sono tornata qui, ho fatto bene. Cos'è questo? Lanciagranate! Ottimo! Meno male che sono tornata indietro. E questo, perfetto. Cambia arma. Ok, è servito a qualcosa tornare qua. Quindi andiamo di qua. La vedo maluccio la cosa, la vedo abbastanza maluccio. Allora, qui abbiamo visto un po' di caos. Aspettate, vediamo di... un bel incidente. Molto bene. Un incidente proprio coi fiocchi, potremmo dire. Dobbiamo smetterla di incontrarci così. Stai bene? Un elicottero è arrivato all'improvviso. Sì, tutto ok. Non credo tu abbia la chiave. No, non ce l'ho. Felice di vederti, però. Tu stai bene? Sì, sopravvivo. Che serata, eh? Già. E tuo fratello? L'ho trovato, ma... Quando pensi non possa andar peggio. Leon, meglio che tu vada. E direi. Non ti preoccupare, tu mettiti al sicuro. E va bene. No, senti, Se stanno attraversando il insisti. cancello. Vai, ti prego. Ce la faremo. Fidati di me. Qui parte la ship. Ehi, Marvin, molto bene. si mette male. Ci sono zombie ovunque. Ovunque, veramente. Oh, questo è interessante. Dimmi con spazio. Marvin, Marvin, ci sei? Ok, un Marvin. tronchese. Mi ricordo che c'era anche un altro. Aspettate, Oddio, non combina. posso crederci. Ok, qua. Usiamo il tronchese, perché secondo me questi entrano. Usa. Vai, 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 vai col tronchese. Questi sicuramente sfondano tutto. Ah, molto bene. Eccoti qua. Mannaggia. Mannaggia. Proprio bastardissimo il tipo. Aspetta che vuole scoprirlo. In testa. In testa. No, non morire però tu, eh. Brava, non morire.
aspettate che si rianima questo tizio. Aspettate che la devo curare per forza. Non ho niente per curare. Ah no, aspettate, questo. Usa. Che stai benone. Avanti che stai benone. È morto? Sì, c'è morto. C'è più morto di più. Aspettate. Aspettate un attimo che qua sento un po' di casino, eh. Ok, la testa te l'ho spappolata ora. Va bene? È sufficiente? Il coltello non me lo dà più, quindi immagino che sia andato a farsi friggere il coltello. Ottimo. Dovrò recuperarlo da qualche altra parte. Oh, mannaggia. No, no, no. Sapevo io, via. Scappiamo. Scappiamo. Il tronchese. Usa il tronchese. Entriamo qui. Siamo mai entrati qui. Piantina. La piantina è super utile. Aspettate qua che c'è un po' di roba. Granata stordente. Questa ci piace, equipaggia. Impugna, ok, con L1 e lancia con R2. Ok, se viene attaccato da un nemico. Ok, lo mettiamo qua. Si direi che ci può servire. No, non possiamo purtroppo barricarli. Mi piacerebbe, ma... Ok. Vada. Mannaggia. Forse se ci barricavamo ancora. Però adesso siamo abbastanza fritti. Ok. Al limite una bella granata stordente. Lo vediamo. E zacche te piglia in bocca. Vai. Esplodi. Oh, perfetto. Maledizione. Sì, li stordisce, però effettivamente non è che li ammazza. Questo cos'è? Polvere da sparo. Utile. Dio se... Sì, ma non muoiono mai questi. Aia! Cercando, ragazzi, di buttarli a terra per poter esaminare il tutto. E non me lo lasciano fare. Manopola! Questa ho capito per cosa serve. Allora, siccome devo usare comunque la piantina, questa sta male, usa. Prendiamo questa manopola e sicuramente ci servirà. Polvere da sparo alta qualità bianca. Non la posso combinare. Munizioni acide. Oh, questo è un fusibile. Aspettate un attimo. Ok, ho trovato il fusibile. Mettiamolo, usa. Ottimo. Adesso gli zombie possono entrare anche qui. È stata un'ottima idea. Ottima veramente idea. Allora, Mark, sei morto? Okay. Sì. Devo sbrigarmi. Ah, un libro di plastica. Aspettate, mi è venuta in mente una cosa. Il libro di plastica potrebbe andare nella mano della statua. Forse, se tutto va bene, se la fortuna è dalla mia parte. Vediamo un attimo, facciamo quest'ultima prova, poi ci salutiamo. E bisogna fare veramente tanti giri. Tanti giri. Allora. Ok. Libro. Combina? Sì? Aspettate. E usa. Perfetto. Quindi serviva qualcosa quel libro. Oh, uno scettro. Adesso siamo Sailor Moon. No, a parte gli scherzi, che me ne faccio dello scettro? Sono seria. Allora, esaminiamo la cosa. Un corto scettro con incastonata una gemma.
La cosa mi piace, molto bella. Qui c'è qualcosa. Gemma rossa, il cui valore sembra essere molto alto. Quindi, insomma, siamo ricchi in due parole. Molto, molto interessante. Bello che io non ho più munizioni per la pistola. Direi che abbiamo fatto un bel po' di cose. Adesso vedremo come andare avanti. È un bel caos, però mi piace un sacco. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!